a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Lei è l'ultima arrivata, si tratta di una DM 2020 prodotta direttamente in Italia da DM Telai. In questo episodio andremo a smontarla del tutto perché, avendola comprata usata, le condizioni non sono del tutto ottimali. Andremo a mettere sul motore che ho conservato con tanta cura, che negli anni mi ha dato un sacco di soddisfazioni. E niente, iniziamo con lo smontaggio. Buona visione. Una volta smontata la ruota posteriore, iniziamo a smontare il radiatore, che nella parte centrale addirittura veniva fissato con una fascetta in modo molto precario, direi. Iniziamo a smontarlo. Del radiatore, smonteremo l'ammortizzatore di sterzo per poi sfilare via la forcella. Quando andremo a rimontarla, poi sostituirò tutti questi dadi con uno spessore su misura, perché non sono belli da vedere assolutamente. Via l'ammortizzatore, basta allentare la brugola del morsetto, dopodiché per staccare il morsetto c'è una brugola interna che fissa il morsetto alla staffa che regge la carena anteriore. Una volta smontato il morsetto, andremo a togliere la staffa che regge la carena anteriore, svitando queste due brugole, e poi tireremo via la forcella. Prima di sfilare la forcella andremo a eliminare il comando del gas, le due leve del freno più il tasto spegnimento. Andremo a staccare la pinza dal piedino e poi, una volta arrivati a questo punto, sfileremo via la ruota e infine la forcella. Una volta tolto il siger, portate via la puleggia. State attenti che c'è un perno che fa da tenuta alla puleggia. Arrivati a questo punto, con una 4 andate a svitare le brugole. La pompa è fuori.